Quando si acquista un iPhone, quando si acquista un iPad o quando si acquista un iPod Touch e lo si attiva e lo si connette ad un account di iCloud, il sistema di cloud di Apple lo memorizza nei propri dispositivi. Una cosa molto comoda perché quando si vogliono utilizzare servizi come la sincronizzazione sul cloud, servizi come trova il mio iPhone o trova il mio iPad e altri servizi che in effetti utilizzano l'ecosistema creato da Apple, averli registrati e catalogati in un'unica piattaforma è una cosa veramente molto comoda e funzionale. Nel caso in cui però un dispositivo si dovesse rompere, o soprattutto nel caso in cui doveste vendere un dispositivo, il dispositivo in questione dovrebbe essere eliminato dall'elenco dei dispositivi registrati con il proprio account. Ebbene, in questo video faremo proprio questo: vi farò vedere come gestire i vostri dispositivi su iCloud, ma non utilizzando il portale web, utilizzando invece un dispositivo iOS. Io sono Dario Caliendo, questo è un nuovo video di TechFanpage e come sempre vi do il benvenuto. Gestire i propri dispositivi connessi al proprio account di iCloud è tanto semplice quanto importante. Per farlo sarà necessario avviare le impostazioni di iOS, scorrere il menu fino a trovare la voce iCloud e, cliccando sulla voce iCloud, cliccare successivamente sull'immagine che rappresenta il proprio profilo. Si aprirà quindi una nuova finestra nella quale sarà anche presente la voce dispositivi. Selezionando proprio questa voce bisognerà prima di tutto rispondere alle domande di sicurezza che si sono scelte nel momento in cui ci si è registrati su iCloud, e successivamente si visualizzerà una nuova finestra nella quale verranno elencati proprio tutti i dispositivi connessi all'account. Cliccando su ciascuno dei dispositivi si potranno vedere tutti i dettagli, dettagli che variano dall'email al codice seriale, fino alla possibilità di visualizzare il dispositivo su una mappa tramite il servizio Trova il mio iPhone, e si potranno anche eliminare i dispositivi dall'account. Per farlo ovviamente è necessario selezionare la voce Elimina dispositivo e a questo punto, dopo aver dato conferma, il collegamento diretto tra il dispositivo e l'account di iCloud verrà eliminato. Bene ragazzi, avete visto, gestire i propri dispositivi iCloud è veramente semplicissimo, non c'è niente di più semplice e veloce ed è una cosa che io vi consiglio di fare quando vendete il vostro dispositivo, in modo tale che non è più registrato a nome vostro e anche in modo tale da dare la possibilità a chi l'acquisto di registrarlo nel proprio profilo iCloud. Io sono Dario Caliendo, appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage, come sempre vi mando un abbraccio.